piccoli. Un patty, una fetta. Io Che nascosti. sto pronto in caso, eh. Bando alle ciance e al via con questo nuovo episodio di Progetto Zomboide. Vai con la sigla. Anche slamare un coniglio. Facciamoci la barba. L'ho fatta in bagno, che non voglio pelini in cucina. Che sono i conigli, scusa? Eccolo. Disse colui che ha tipo sanguinato per tutta la cucina, però vabbè. Ah, scissors per fare questo. Perfetto, direi. Nuovo pazzo look. Ok, mangiamo. Te la sto ancora preparando. Mangi i cereali e la pasta mangio domani. Sono 75, domani mangio qualcosa di ingrassante. Oh, io sono pronto a dormire. Fammi metto la roba a cucinare. Non sarebbe male anche metterci a fare un po' di esercizio. Io lo sto facendo mentre tipo si cucina la roba, finché non entra a leggere. Per quello che fai. Adesso stiamo andando a dormire, quindi lo sto anche. Che di strength sono già a livello 9, però fitness. Quanto dormire, eh? Sto finendo di fare ste Broskis. Sono quelli che hanno di più di stats. Quindi ti conviene maxare prima questi, se proprio. I burpees.
Ho visto che danno sia strength che fitness. Beh, poi sono quelli che trovano proprio di più. Di più. Ok, sono esausto. E la regolarità io ho notato che ti fa praticamente ti fa stancare meno. Non ti dà altro benefit. Beh, in teoria ti fa skillare di più. Te lo giuro, ci sono stato tanto dietro e Si dice non screenare, credo. non so. Ti fa skillare di più perché stancandoti meno puoi farne di più. La Effettivamente. stessa cosa, sì. Esatto. Però nell'effettivo non ti dà moltiplicatori strani, bro. Sigarettina, Sconsolato colazione di pasta. campioni. Vai, vai. Mi prendo un paio di vitamine alla mattina, come sempre. Ah, vado a controllare le trappole e poi andiamo in città. Vai. Ma vuoi che vengo con te e poi andiamo direttamente in città? Beh no, dovrei mettere giù la roba. Giusto prendere i cabbages. Call. Sicuri che non abbiamo più sacchi? Nel sapere però. Vabbè. Allora, direi che quella fila lì la faccio dopo, fanculo. Intanto faccio questo. Quanto lo hai trapping, giusto per capire quanto hai su pro XP? Con questi qua grossi XP parecchio. Ma comunque è inutile finché no. Cioè, l'unica cosa buona è che a un certo punto puoi fare le cage, le cage cose che durano di più. Quindi non è proprio inutile. Skill useless. Ma immagino la factor run a un certo punto. Beh, perché per dirti finora delle survivalist mi sembra quella che ti dia più roba più che altro gorda, cioè nel senso i rabbit veramente ti sfamano per una settimana. Cioè Ah, qua si è spaccata una, ad esempio. un rabbit lo posso usare per quanti piatti? Boh. Un botto. Tipo 6 piatti. Ready, set, go. Aspettami nel camion. Sì. Dio, alberelli di merda. Ciao Esia, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Aspettami nel camion, che camion? Nero. Alberi di merda. Cemento tutto con questo. La strada. Noi siamo qua, quindi facciamo ping. Ok,
questi. Scendiamo su da ammazzare. Dove? Dietro. Sicuramente in mezzo agli alberi, sai. Eccoli. Un patti, una fetta. Tutti nascosti. Ma io sto pronto in casa, eh. Adesso non devo più farmi i vestiti, che bello. Non voglio più perdere tempo. Vai. Let's go. Addio. Oh. Che sarà un bel po' di gente, eh? Facciamoli sa. Se vanno alle spalle non faccio e c'è. Dobbiamo andare tanto avanti? No, sono riservato, sono qua. Guardi, aspetta che monto. Ah, ok, vuoi andare, ho capito dove devo andare. Ci andiamo qui. Faccio questo qua solo? Vedi. Ok, ancora un pelo più in su. Okay, in realtà è al di là di questa staccionata, quindi dobbiamo fare il giro. Cosa posso... Ah, beh, sì. Questo lo lascio lì. Ci metto un buio. Lì ci sarebbe da foraggiare. Ma ammazzo anche questo. Faccio pure un po' di spin. Da quello che mi ricordo non sono sincronizzati, quindi io trovo roba che tu non trovi e viceversa. Bah, c'è una pietra. Un mortaio e una sega. Ecco, io trovo... Vabbè, che tu c'hai più alto, è ancora zero. 117.
Allora, qua c'è andare nei campi. Ah sì. Con insetti e roba. Perché ho male? Cosa ho male? Ah, esercizio, fatica d'esercizio. Mi fu una pipa di erba. 100% di urgenza. Una pipa di acqua. Ah, sai che questa mi sa era tipo una delle prime basi che ho fatto a Moldro? Abbiamo fatto. Che mai se questa cosa spacchiamo il macete? Sa un coso, mi sa. C'è qualcosa, infatti. Non c'ha armi, ma... Oh, adesso allora. C'ho parecchio dolore io. Vuoi fumarti una pipetta d'erba? Ma è passato tutto. Ammazziamo questo. Cioè, ho ancora fatica di esercizio, ma non ho dolore, almeno. Qui c'è una macchina semidecente, la segno, guardami un secondo. Beh, in realtà posso provare a... Ma no, ripetere. È una merda. Cazzo, non troviamo altro, almeno torniamo in due. Prendi pelle. Dentro è pieno di gente, questo è da sparo, eh. Ok. Pieno di gente. Escono subito, bro. Dove? In questa casa. Dove sei? Lì. Ma non so, adesso ne arriveranno altri. Anche senti in garage. Sì, sento. Stanno arrivando anche dalla casa di dietro. Ma questi sono in giro, quindi possiamo farli a piedi. Vieni di qua. Ah? Ok. Oh, occhio. C'ha bisogno di questi, ma... questo faccio io. Oh! Pezzo di merda. Ok. Ce n'è ancora uno dentro, ma che cazzo... La mia garden fork è un po' già mezza andata. Cioè prendo una spear. Oh, triplo dolore. Grazie. Mi sono abbastanza pompato di situazione. Prendi questo. Prendi qua, prendi quello che c'è a terra. Qualcun altro che batte. Perché mi farò anche una schia, perché mi si è quasi rotto il macete. Devo rifararlo. Ehi, ma che comunque bel dolore è rimasto, sai? E mi è venuto proprio sete. Beh, la sete sì, per forza, anche la fame ti scende. Però adesso ti passa, ci metto un po' l'antidolorifico. Ah, ok. Allora, entriamo in sta casa. Ah, ma la pipa l'ho lasciata per terra. Entriamo in sta casa. Aspetta un secondo.
Adio. C'è qualcuno piano di sopra, credo. Sono quelli stronzi in garage. Quanti sono? Oh, qua c'è una zona tutta tecnologica. Oh. Sono smantellato la televisione. Una cassetta. Devo bere. Infatti stavo cercando il bagno. Alle giacche di legno tu continui a prenderle su che le ripo. Le ripo instant. Cazzo, no, no. Mamma mia, bro. Scale di merda. Mi sono buttato giù dalle scale. Oh, qualunque cazzo di cosa faccio mi viene subito mal di male. Ma perché hai... Ho esagerato. Esercizio esatto. Ho fatto 3 o 4 esercizi. Oh, cazzo. Sono in agonia. Anche quello... Che cosa la... La regularity. Dura meno. Io non sono molto in condizione di fightare. Io sì, in realtà. Se vuoi ti posso caricare un'altra pipa, non è un problema. Ho ancora 10 pezzi d'arma. No, io andrei più che altro a... Oh, c'è una macchina bella. Andrei più che altro a prendere sta cazzo di propane tank e basta. Sono solo le 4. Poi torniamo a lootare qua. Queste non sono male come caso, sono grosse. Sono belle da ricchi. Vado a vedere il garage. C'è uno fuori casa. Ah sì, eccolo qua. Ha un macete attaccato alla schiena. Sì. Credo fosse un Ash io. Ah sì, forse un Ash. No, tattica. Sì, tattica. Ma nel garage sei entrato, bro? No, no, no. Provato a farlo venire fuori, ma non... Non risponde. Oh, cazzo. Ma qua c'è roba metallica, ma non... Nah. Ok, allora. Allora, roba in cucina, vediamo se c'è roba decente in cucina. No, ho guardato io, non ho trovato niente. Ho guardato veloce, però, Cereali o roba? No, vabbè, aspetta. Beh, per il shovel lo prendo, sti cazzo. Ma c'è la cioccolata, ramen. Beh, tiro. Tale. Peccato che non, cazzo, non troviamo il lievito. Sto andando verso la propane tank. Thank you.
successo questo. No, bro, non posso fightare. C'ho l'attack speed lentissimo. Qua, qua, dietro di te. Sta macchina gli manca solo un po' di benzina, cazzo. Per me è proprio nuova. E comunque prendiamoci la tank e io me ne vado, perché qua non posso stare. Eh sì, intanto questa la collego, così poi ho già solo da... No, non c'è, vuota, bro. No, devi fare il tasto destro. Cioè, la vedo. E remove propane tank. Sì, anche io le prime volte ci rimanevo malissimo. Poi ho scoperto che bisognava caricarle. Questa è bella. Ma sì, anche mi sa un botto di spazio. Ma 85. Capirà. Oh, empty gas can. Possiamo caricarla, bro, eh? Dai, pigliala, che bella. C'è anche un'ascia. Cioè, bro, c'è un'ascia dentro. Allora, vengo io con la battaglia. Fermo. Mi pare che sia dall'altra parte. YOLO, me ne vado. Aspetta un attimo. Sì, a casa. Va bene, va bene. Bastardo. Ma vado a fare due macchine, a smontare due macchine, perché adesso quello che mi serve è l'attacco. Ok, ok, io vado a farci il pieno anche, direi. La scia di Federico che ti sta seguendo. Sì. Sì, c'erano tipo 4 o 5 sparsi che... Non ho visto. Ma dai, io aspetto, ti supero così almeno. Devo segnarmi altre due macchine qua. Cazzo. Dove cazzo sono usciti? Ancora gente qui? Sì, sì. Ce ne sono due lì, dove sei tu? Proprio avanti. Ecco lì. No, ma infatti me io non... Ci metterò una vita a riempirla questa, sono sicuro. Quindi con questo dolore dici che non conviene poi fare gli esercizi anche stasera? Allora, il dolore fisico ti viene 12 ore dopo aver fatto gli esercizi. No. Quindi, boh.
dura 6 ore, tipo. Dipende poi dall'intensità, quanti esercizi hai fatto. Oh, volevo giusto farne uno per Se ti ritriggerare. spacchi di esercizi, dura anche giorni il dolore. Voglio giusto farne uno per. A parte che non posso, perché non. Addirittura lo sleep è disabled. Vabbè, mi piglio le pastiglie in caso. Sì. Eccoci qua, nelle macchine. E mi finisco il... cazzo! Sì, Non ha freni sta roba, eh! ammazzato. Lascio qua. Ma che chi... Sono una plank dentro. Comunque ci abbiamo così tante macchine che le luci dietro manco le faccio. Ci sta. Più il tempo andare dietro, eh. Esatto. Per il culo, ah, perché non me la mette giù perché non c'è più spazio, ah, la metto qua. Mi sa che ti devo chiedere di ripararmi il macete. Sì, usiamo la duct tape o la colla. Tanto devo riparare il Però tu che hai macete. più manutenzione dovresti ripararlo di più, no? Tanto, ripeto, devo riparare anche il mio coso, quindi. Anche se l'ho già riparato 35 volte, quindi non so più. Vabbè. Non so più dove mettere il weapon mirror, abbiamo finito lo spazio. Dove Cioè, per mettere? me è weapon mirror. Cioè, per me non c'è più spazio, te lo lascio qua. Per terra. In realtà tu hai ancora 15 kg, ci puoi mettere Possiamo roba. convertire una cassa che non è tanto alta Sì. e. Quella sotto per dirti è vuota, quasi. 8 kg di weapon. Però Ah, vedo che c'è un piccolo caricamento di equipping screwdriver. Quindi se io lo equippo in primary dovrebbe togliermelo. usa la hotbar. Lo screwdriver puoi mettere nell'hotbar. Anche il martello. Adesso ho ridotto di 2 secondi ogni volta, ma non so quante volte lo devo fare.
Lì come stai messo? Calorie? No, sono pieno, ho mangiato anche quell'altra pasta. Sto facendo un soffritto. Quello dello screwdriver è in realtà molto più veloce così. No, perché lo screwdriver ti serve per la radio e la batteria. Cioè per tutto in realtà. Anche per le luci. Ok, tutte queste macchine le ho Ma fatte. se hai fame qua c'è qualcosa di cotto. Questa qua vorrei girarle, ma adesso ci sono cresciuti gli alberi in mezzo tutti. Sono un po' di calorie, mangio un pacchetto di patatine. Madonna, questa è ridotta male male. Ma infatti quelle, se adesso puoi farlo, quelle distrutte le salvaggerei. Cioè ci toglierei i pezzi proprio quelli buoni Sì, e più che addios. altro è che... Minchia, abbiamo 61 tree branch. Abbiamo Greve. smontato mezza... Abbiamo bolsonato. Cioè, ci siamo. Abbiamo Bolsonaro. No, è vero quello che dici di salvaggiarle, allo stesso tempo però averle qua per livellare è comodo, Sì, no, dico proprio quelle. Le 2-3 che sono sì. rippabili, tanto, o che occupano solo che spazio, nel senso. A finirmi l'orto, se almeno vado avanti. Io fra poco stacco, cioè finisco le Sì. macchine e stacco. Tranquillo. Mi sa che mi manca questo urlo. Ah, questa non c'ha la luce. Il Li cadavere. stacchi da dietro e li metti Motore davanti. al 4%. Cioè, Madonna. tipo una roba del genere che non è. Gli stacchi le parti del motore e via. Quelli sì, bisogna sempre riprenderli. Ok, ho livellato. In teoria mi serve il prossimo libro. Mechanics al 2, ok, mi serve al 3 per fare Savory Solver. Ho bisogno di un consiglio sull'orto, per quanto grande farlo.
Sono stato sturniolato o no? Dimmi. Fin dove lo faccio arrivare? Ah, gli hai lasciato due di spazio intorno? Sì, perché ogni sacco sono due ten. E li avevo posizionati già così. No, no? Dico in, proprio intorno. Vabbè, posso mettergli un altro, non è un problema. Ma io farei fino in fondo, tenendo questa spaziatura qua. Poi sei tu che devi gestirlo, quindi cioè, se c'hai voglia... Sì, io lo farei, cioè tipo questi, conta che chiudono qua. E poi farei un'altra riga qua e un'altra riga là. No, farei soltanto più una riga qua io. Qua. Ok. In modo che rimane tutto spaziato da due, no? Ok, ok. Ed è gigantesco. Ci sta, ci sta. Poi se tu mi fai la zona cabbage, io te li converto in conigli senza problemi. Yes, yes, yes. Tanto la prima... prima piantatura è cabbage e... boh, erbe e carote, direi. Dal proposito ti metto nel freezer due conigli freschi. Ah, dammi la roba frigo... da mangiare. Sì. In frigo c'è da mangiare comunque. Adesso mangio. C'è acqua per terra. Non so se si può riparare perché non mi dice. Anch'io ho provato, ma forse no, devi avere il... che non mi dà le opzioni. Ok. Allora te lo lascio qua a terra. Allora devo cercarmi un'altra arma, mi... Beh, riprenderò la mazza probabilmente. Ma puoi anche metterlo dentro, tanto. C'è anche roba per terra. Infatti sto guardando. La roba per terra qui non si può praticamente prendere. Ah, le craft spear puoi rimettere nella macchina, Ok. Ah, vabbè, ma perché ci sono le chitarre che occupano spazio intanto. Sono contento, Peter, è un grande gioco questo. Cosa possiamo togliere da qua? Possiamo togliere le due chitarre e il banjo. Ok, ho tolto la chitarra, ho già liberato 30. Ninja Star. Non farei un'altra cassa, semplicemente ne spostiamo un po' e le mettiamo da una parte, basta. Qualcosa di nuovo sull'aggiornamento? No, più che altro magari imposterei che la cassa sotto può, mettere, può tenere anche quella le armi mini a sto punto. Ma è comodo averne una sola, perché poi le armi mini sono spesso anche altre cose che ci servono, quindi poterle guardare tutte direttamente è figo. Faccio il basso, la chitarra elettrica, la chitarra acustica e il banjo. Per la stanza futura. Perché bisognerà trovare una mod per farle stare tipo in una posizione decente, però se le vuoi mettere come arredamento. Perché sennò sono orizzontali schifose. Vedrò poi com'è. Ah, duct tape. Sono più 7 veramente. Ma li puoi unire? Ti conviene staccarli tutti. Fai con tasto adesso con vai null. Me l'aveva dato, ma grab and combine all. Oh merda, quanto ci metti? Siediti per terra, voilà. Ah no, l'ho fatto. Ah, perché giustamente sono in casse diverse, quindi me li prendo in modi diversi.
Combine all, ma non è che... Cioè, se sono 4 su 4, sono 4 su 4, Sì, sì, però nel senso almeno... Sai che quelli che prendi sono... In realtà il combine all è utile quando ne hai tanti quasi vuoti, che almeno ne fai uno pieno. Siamo al 60% di probabilità di riparare. E ripara il 2%. Yikes. Non c'è altro che puoi usare? Per fare la mia porcata no, purtroppo. Ma basta, poi tanto. Duct tape ne avevamo 30, quindi non sprecate un po', però adesso ne abbiamo 20. Però per livellare, che questo qua per livellare la spiera è veramente bastante. Poi le spiere adesso voglio vedere quanto sono, perché ho livellato maintenance e livellato spear, il che entrambe contribuiscono a renderle più efficaci, efficienti. Esatto. Siamo... No, Peter, ma quell'update è secolare, chissà se ci sarà mai veramente. Ho parlato di Twitch. Ma ah, dormiamo, va, perché sennò poi domani è una merda. Sì. Tu c'è qualcosa da leggere? No, 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 no. Un firearm su... Mi servirebbe quello del reloading, ma non ce l'abbiamo. Perché poi ho letto su trapping, ho letto cringing, ho letto... Ho letto tutto. Mi sparo solo un burpees. Ma sai cosa? Potrei... Beh no, mi mancano troppi punti, non so se riesco a livellarlo. Tirare una speedata per leggere sto cazzo di libro, perché sennò... Però tu cosa fai per ottimizzare intanto? Intanto devo bere, perché... il problema è speedare, io provo a continuare a buttare giù l'erba, che è il terreno, che ne so. Potresti... Sai cosa puoi fare? Puoi segare un po' di tronchi, così facciamo i pavimenti. Ok. Se mi finisco anche carpenteri. Ci provo almeno. Fanne pure, secondo me... Allora... Faccio tutti questi 9 log. Ma dipende, tanto poi li faccio... Comincio tutti, poi intanto che leggi... Vai. Sì, 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 sì. Intanto ne stacco. A 2 o a 3? Ma... 3 anche bene. Dammi secondo. Il libro è ovviamente più lungo. Meccanicato. Allora. 12 per... Devo fare
Easy sacchi, sembra. Qualche impatto rimasto nelle droghe. Quindi adesso che ho livellato posso fare qualcos'altro? Adesso come mechanics o due? Non lo so, guarda, te lo dice comunque. Se fai tasto destro nel pezzo provi a... un rumore di pollo. Ah, posso disinstallare il HUD? No, ma hai chance to break però, eh? Alle sedie posso toglierle. I sit, sì. I sit quelli sono buoni, per skillare. Bisogna fare driver and left e poi right and right. Però quanto ci dà ogni sedile? 2%. Vai. Glove box, no niente, non si può togliere. Non puoi, no, no. Gas tank, chance of damage 65%. Batteria, vabbè, potevo già fare. Engine, no. Stavano partendo. No. Heater, no, non si può toccare. Le tires. Quello serve la... serve il click e sì, la cosa. Sì. I freni? No. Queste opzioni no. Ah, questi ovviamente non si possono... ah, trunk lid. Ah, 65%. Ti serve al... ti serve al tramite. Sì, al 3 andrà a posto. Poi ci sono le finestre, che anche queste servono al 3, a occhio. Qui sono le luci. Qui diciamo che si va di sedili. Perché i sedili abbiamo appurato che danno il 2%, mentre invece una luce, ad esempio, quanto dà? Toglierla, metterla. 1%. Strano. I click sono gli stessi. Punto 13 ogni sedile e devo fare 260 diviso 8.16. Ah, montare e smontare 31 sedili, un gioco da ragazzi, bro. Non male. Quindi con salvage ottengo metal parts in cambio di ottieni anche scrap e electrics e leather perché dei sedili, certo. E anche parti del motore tipo massimo 2. Ma il trick qual è? Siccome quelli sono salvage,
un po' di parti le puoi prendere, quindi vai lì, ti scambi prima tutte le parti del motore e poi la salvaggi. Così massimizzi. Certo. Oh, con foraging livellato si sembra trovarsi un sacco di roba. Poi si può riandare a quel campo là di grano. Ieri alla fine l'ho fatto, devo darvi per mantenere la regolarità, secondo me è importante. Ma la regolarità comincia a scendere dopo 8 giorni che non fai niente. Ma al momento no, non è manco salito. Se è andata, io metto una ascia quassù, perché qua ci sono botte di alberi di merda. La prossima volta finisco di preparare la terra e metto già... Ho trovato dei funghi freschi. Oh, let's go. Maintenance, anche se me lo fa con gli alberi, non te lo conta con la mod delle skill. In che senso? Non ti dice che ti dà i punti. Ah, te l'ha buggata. Perché le altre te le dà, in realtà. Ah no, forse quelle di combattimento non te le dà. Perché nemmeno long. No, spiera me lo forse... dà. Uno, allora. 1.2. È buggato la mod 1.9.18, quindi sì, funziona. E io ho finito. Danne. E qua ti dovrò chiedere. Cioè, abbiamo due gravel bag? Quindi sì. Sì. Ho fatto un po' di alberelli di merda dalle macchine. Perché adesso io le macchine ho parcheggiate tutte vicine. Ovviamente devo accedere ai sedili. Ultima sigaretta del giorno. Non ne troviamo da un po'. Quindi ho ancora 160, quindi. Però. Ma posso al massimo posso coltivarlo il tabacco. Va bene. Buonanotte, generalone. Buonanotte, buonanotte ancora, buonanotte anche ai sopravvissuti. Esatto.